Bentrovati a Smile and Shine, il talk show in onda su Italieco, che è l'unico programma radiofonico e podcast in due lingue in tutto New England. Io sono la vostra host, Viviana Dragani, dagli studi di WNTN Radio Boston. E io sono Claudia Maragno, co-host di Smile and Shine. Bentrovati! Oggi in questa puntata vi racconteremo di quello che possono fare un gruppo di italiani a Boston, che vogliono aiutare delle aziende italiane. E quindi se siete imprenditori italiani e volete espandere il vostro business oltreoceano, non potete perdere questa puntata. Ma prima di rivelarvi chi è l'ospite qui a Smile and Shine, lanciamo la nostra sigla. Sigla! Oggi vi presentiamo un ospite molto speciale, un ospite italo-americano che è arrivato negli Stati Uniti qualche anno fa e ha avuto grande, grande successo creando dei ponti imprenditoriali tra l'Italia e gli Stati Uniti. Rob Dolci è un imprenditore che è focalizzato nell'innovation, è un senior executive con più di 25 anni di esperienza nel miglioramento dei profitti aziendali grazie all'uso di tecnologie digitali. Rob ha ricoperto incarichi in grosse aziende, tra le quali menzioniamo Enel, System Group e Comau, multinazionali italiane con una grande presenza anche negli Stati Uniti. Ovviamente ha anche lui stesso avviato la sua azienda nel campo dell'automazione, dei magazzini. Il nome di questa azienda è Aizon, è un business che ha ormai raggiunto 3 milioni di dollari. Benvenuto Rob, siamo molto contenti di averti. Quindi Roberto, tu oggi sei alla guida di un team di sviluppo software internazionale focalizzato sulle soluzioni per batterie presso Enel, il cui focus è sul clean tech, tecnologie pulite, e sappiamo anche che nel tempo libero scrivi per zafferano.news e insegni anche ai dottorandi del Politecnico di Torino. Quindi complimenti per tutte le tue attività. Piacere essere qui con voi. Rob, preparato qualche domanda per capire un po' meglio cos'è questo 42enne, come è nato e chi siete, da chi è composta in effetti la tua azienda e concretamente che cosa fate? 42enne, è un nome che sta per il 42esimo grado nord, quindi il parallelo che congiunge Boston a Roma. Quindi ci siamo dati un nome un po' strano, così un po' da navigatori, per appunto rappresentare questo che è il ponte tra noi e l'Italia. Tutti noi facciamo questo non lavoro, questo volontariato, perché 42enne è una benefit corporation. Facciamo tutto questo gratis per gli italiani che sono ancora in Italia. E quindi tra di noi ci sono appunto imprenditori, accademici, professionisti italiani qui a Boston o da altre parti che adesso sono qui da anni e quindi ci siamo fatti tutta una serie di esperienze. Io credo che ognuno di noi, tra gli imprenditori, tra gli italiani qui in America, riceva spesso contatti, richieste, curiosità. Da chi è in Italia, ma come faccio a venire in America, come faccio a lavorare in America? Credo che questo sia comune. E quindi il motivo per cui abbiamo fondato 42enne, trovandoci all'inizio tra un gruppo di amici, è stato quello di dire: beh, se ci mettiamo assieme, mettendo fattor comune le competenze che ognuno di noi porta, chi in ambito legale, chi in ambito amministrativo, in ambiti diversi, senza spendere tantissimo tempo, quindi il nostro tempo libero, se vogliamo.
possiamo metterci insieme e dare una mano a queste aziende che vogliono quantomeno conoscere e poi, dopo aver conosciuto, vogliono magari provare a venire negli Stati Uniti piuttosto che a contattare gli investitori americani e, pur rimanendo in Italia, cercare di avere degli investimenti americani. Quindi facciamo queste cose qui trovandoci una volta ogni 2 settimane, sentendoci nel tempo libero, per appunto cercare di dare una mano a start-up, anche aziende più grandi che vogliono fare questo passaggio. 42enne, 41esimo grado nord, Boston, Roma. Fantastico, è nome anche molto originale e azzeccato. Senti Rob, se qualcuno tra i nostri ascoltatori lavorasse in un'azienda che volesse espandere i propri orizzonti qui a Boston, come fa a rivolgersi a voi e concretamente in che modo lo aiutate? Ma noi abbiamo un sito internet 42n.us da cui è facilissimo entrare in contatto con noi, e poi noi periodicamente organizziamo delle sessioni anche di mentorship o anche di prova dei pitch per fare in modo di appunto mettere in contatto queste startup con il mondo, con l'ecosistema di Boston. Tra l'altro, a breve, se ci fossero delle aziende che ci ascoltano e si vogliono candidare, stiamo organizzando per il 14 settembre, presso la sede del Consolato d'Italia qui a Boston, un evento dove presenteremo una decina di start-up di valore, e portiamo tutta una serie di investitori di Boston, di altri partner di Boston per venire a sentire da lì. Creare i contatti e poi da cosa nasce cosa. Quindi ci sarà un primo evento nel primo pomeriggio presso la sede di nuovo di uno dei nostri soci e amici, Goodwin Partners, e poi nel pomeriggio più tardi presso il consolato. Quindi il 14 settembre sarà una data importante per dare modo alle aziende che vogliono provare a venire negli Stati Uniti, provare a conoscere Boston per conoscere sicuramente degli investitori, sicuramente dei potenziali partner commerciali o di altro genere. Almeno sono aiutati da chi, come noi, ha già fatto questo lavoro prima di loro, ci è già passato, si è fatto tutta una serie di cicatrici e quindi facciamo in modo che non ripetano i nostri stessi errori, mettiamo a fattor comune gli errori e le esperienze che abbiamo fatto. E da lì cercare di dargli la possibilità, insomma, di crescere, di provare anche loro a fare impresa negli Stati Uniti. Un'ottima iniziativa, direi, anche per guidare queste aziende che magari offrono dei prodotti veramente originali o anche dei prodotti che non sono ancora decollati nel mercato statunitense e dare loro l'opportunità di farsi uno spazio e magari anche decollare. Tu, Sì, giusto. prego. Guarda, hai detto una cosa veramente importante. Su Boston si investono circa 22 miliardi di venture capital all'anno, mentre in Italia, in tutto il paese, se ne investono 2. E quindi Boston, con i suoi 250.000 studenti, con quella che è la comunità accademica che conosciamo, con quella che è la presenza aziendale che conosciamo tutti, è sicuramente un ecosistema in grado di aiutare aziende che spaziano, come hai detto tu giustamente Claudia, un po' tutti i campi, dal biotech, dal pharma, dall'automazione di fabbrica, tecnologie produttive. L'Italia è comunque il paese che dopo la Germania in Europa produce di più come macchinari, come tecnologie di produzione, come automazione robotica, quindi tutti sono abituati a pensare all'Italia per il lato del turismo, però effettivamente anche dal punto di vista industriale e tecnologico, l'Italia rappresenta un punto di eccellenza. Gli investitori americani hanno imparato a conoscere questi punti di eccellenza, investono di continuo in aziende italiane e quindi, giustamente come hai ricordato tu, questa è un'occasione per entrare in contatto con chi può investire pesantemente.
Quindi se vuoi si tratta di una sorta di scivolo per riuscire a inserirsi nel mercato. Precedentemente hai menzionato il consolato italiano, ma ci avevi accennato che ci sono anche degli altri enti e istituzioni che partecipano per l'integrazione o per l'inserimento di queste start-up nel mercato non solo di Boston, ma di tutti gli Stati Uniti. Di che tipo di aziende, istituzioni o enti trattasi? Come dicevo prima, ognuno di noi è passato attraverso queste esperienze, quindi ognuno di noi nel corso degli anni ha sviluppato una serie di contatti, vuoi con i CPA, quindi vuoi con l'assistenza fiscale, vuoi con studi di avvocati, vuoi con aziende che aiutano la logistica, no? Le spedizioni da e per l'Italia. Per esempio, se un'azienda produttrice deve esportare verso gli Stati Uniti, non è una cosa così semplice. E quindi noi ti mettiamo in contatto con quelle aziende, che sono poche, ma che sono specializzate nelle spedizioni da e per l'Italia, il che ti consente, azienda italiana, di non sprecare un occhio della testa, quindi di spendere il giusto e soprattutto di avere un livello di servizio ottimale da parte di un'azienda che è specializzata nelle spedizioni da e per i porti italiani. Quindi un po' per tutti quelli che sono gli aspetti che per noi che siamo emigrati adesso sono facili e scontati, però per chi inizia per la prima volta possono essere difficili. Il fatto di metterli in contatto, di introdurli a tutte queste aziende e molto spesso anche trovare dei partner commerciali. Teniamo conto che la maggior parte delle aziende, delle startup, delle aziende giovani che investono qui hanno un modello tutto sommato, se lo vogliamo semplificare al massimo, semplice, dove qui negli Stati Uniti c'è il marketing, la forza commerciale, un certo tipo di attività. In Italia ci sono appunto la produzione, la progettazione e altre attività appunto di produzione del prodotto e del servizio. Quindi riuscire a replicare questo schema qui, che ha quasi sempre successo, ha successo molto, molto spesso, può essere particolarmente importante per chi oggi in Italia sta pensando a come scalare il proprio prodotto, scalare il proprio servizio, come arrivare appunto anche a contattare investitori che siano disposti a scommettere molto di più di quello che è la media, degli investitori italiani. Grazie Roberto. E senti, fate tutto questo pro bono, perché? Ma siamo diventati un po' americani, no? Quindi per chi è qui è facile, no? Tutti gli americani, o comunque una buona quantità di americani, sono coinvolti in attività di volontariato ad ampio spettro. Io in passato ho fatto volontariato per i disabili, per introdurre disabili alla pratica sportiva. Ok, quindi ognuno di noi, beh, è cosa comune, ha esperienze di volontariato. Noi ci siamo trovati assieme quasi per caso, comunque attraverso una frequentazione che di nuovo ruota abbastanza gli eventi che organizza il Consolato d'Italia a Boston nel corso degli anni, quindi abbiamo avuto di conoscerci, poi anche diventare amici, tutto sommato, e da lì ci siamo guardati negli occhi, abbiamo scoperto che ognuno di noi riceveva una telefonata alla settimana, ogni 2 settimane, però facendo già il tuo lavoro che fai durante il giorno, non è che puoi seguire un'azienda completamente. E da lì l'idea appunto di mettersi assieme e quindi spendere individualmente pochissime ore, però le pochissime ore mie, le pochissime ore di Viviana, le pochissime ore di Claudia cominciano a essere magari quelle 2, 3, 4 ore alla settimana, e quelle 2, 3, 4 ore alla settimana per una o due aziende possono essere particolarmente importanti, perché dal dare i consigli, dal chiarire gli aspetti dell'immigrazione, dire cose che per noi che siamo in questa conversazione adesso sono quasi scontate, per chi sta ancora iniziando sono spesso drammatiche.
E quindi dai un notevole aiuto. Quindi l'idea è stata questa, siamo una benefit corporation, quindi facciamo questa cosa qui appunto pro bono. Cerchiamo anche di vedere delle aziende su cui eventualmente investire noi stessi se capitasse l'opportunità, però ci sembra anche di, adesso questa è una cosa molto americana che sto per dire, ma di restituire al nostro paese in un certo modo, no? Cioè, tutti noi abbiamo studiato in Italia, siamo cresciuti in Italia, quindi di fare un qualcosa limitatamente alle nostre possibilità per quello che è il tessuto aziendale, imprenditoriale, economico in Italia. E di fatto quando si riescono ad unire i punti di forza dell'imprenditoria italiana con i punti di forza di quella americana, si possono ottenere veramente punti di eccellenza straordinarie. E probabilmente nella tua carriera ormai più che decennale avrai visto molte storie di successo. Ma sì, io sono emigrato 2 volte, una prima volta nel Regno Unito, poi negli Stati Uniti, quindi sono un emigrato seriale e devo dire che l'ho visto nel Regno Unito prima e molto di più ancora negli Stati Uniti adesso. Quando si emigra, non, si cerca, ci si impegna mediamente a fare molto bene e questo non è un discorso solo degli italiani. Ovviamente ognuno di noi conosce immigrati da tutti i paesi del mondo. Bene, il 68% dei proprietari delle start-up americane è straniero, no? È arrivato dall'estero, da qualsiasi nazionalità, ovviamente, non solo dall'Italia. Questo perché quando emigri e vai in un certo paese, ti senti ospite e quindi vuoi anche far vedere che fai bene. E questa è una caratteristica che unisce no, noi tutti in 42enne, ma la maggior parte degli altri emigrati italiani che incontriamo spesso, cioè quella voglia di far vedere, no, che noi italiani ce la facciamo, ci impegniamo, cerchiamo di fare. E da lì di nuovo appunto l'idea di dare una mano a chi sta ancora pensando a fare questo passaggio e vedere se gli piace, se si trovano bene, se capiscono anche loro che qui possono avere delle buone opportunità. Cercare di dargli una mano a venire qua. Allora, se dovessi dare un messaggio finale alla nostra audience che ci sta ascoltando oggi, che cosa hai imparato in questa esperienza imprenditoriale che è partita molti, molti anni fa? Ma secondo me, rispetto ai miei primi anni, prima ancora, hai parlato delle aziende presso cui hai lavorato. Io ho iniziato a lavorare in Pirelli, poi appunto nel gruppo Fiat in Comau. Una cosa che si impara emigrando, venendo all'estero, facendo impresa, è magari prendere un po' più rischi, buttarsi un po' di più. E posso dire che tendenzialmente all'aumento del rischio aumentano anche le opportunità e i risultati, mentre invece non facendo il balzo, non facendo il salto, volendo sempre stare nel proprio guscio il più sicuro possibile, tutta una serie di opportunità non si presentano. Quindi con una figura, come dire, metaforica, meglio essere aprire al le ali e volare che essere una cozza e stare attaccati allo scoglio. Quindi, per tutte quelle persone che anche avanti negli anni, a diversi stadi della propria vita, adesso stanno maturando l'idea di magari spiegare le ali e fare il salto, noi come 42enne ci siamo tutti per dare una mano, un consiglio, qualsiasi cosa, ma ci siamo. Grazie mille Roberto Dolci per essere stato nostro ospite a Smile and Shine, Italieco, e vi ricordo che potete riascoltare questa puntata che verrà archiviata sul nostro canale YouTube e potete riascoltare tutti i nostri podcast. Il canale YouTube si chiama appunto Italy-Eco. Grazie mille, seguiteci sui social e Roberto Dolci, complimenti per tutto quello che fai e speriamo che riusciate a creare sempre più ponti tra il bel paese e Boston. Ancora grazie a voi due per questa simpaticissima intervista, sempre a disposizione. Grazie ancora.